Passiamo all'oggetto numero 5, mancata partecipazione della Regione Umbria alla 42esima edizione della BIT di Milano. Prego, Vicepresidente Bettarelli. Sì, buongiorno, grazie. L'interrogazione appunto titolata mancata partecipazione della Regione Umbria alla 42esima edizione della BIT di Milano dal 10 al 12 aprile, quindi un mese e mezzo fa circa, chiede appunto chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato la nostra regione a non essere presente presso questa importantissima fiera internazionale. Insomma, la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, può essere definita come una delle più grandi esposizioni mondiali, si tiene presso la fiera, si tiene annualmente. E anche quest'anno, come sempre, ha riscontrato un grandissimo successo in termini di pubblico e di espositori. Per dare alcuni dati, con espositori di cui il 15% proveniente da 35 paesi del mondo, di cui 36% Europa, 16% Nord America, oltre che dal centro Sud America, Medio Oriente ed Africa. È evidente che la presenza della nostra regione sarebbe stata quanto mai importante, perché veniamo da un paio d'anni di crisi legata ovviamente alla pandemia, legata alla guerra che è in corso, e credo che sarebbe stata una vetrina importante proprio per promuovere ulteriormente la nostra regione nella sua, come dire, nella sua totalità, nelle sue bellezze storico, artistiche, paesaggistiche e in tutte quelle che sono insomma le filiere che anche alla stessa BIT sono state confermate come di tendenza. Penso, che leggo appunto estratti dalla rassegna della BIT, conferme per la prossima stagione di turismo slow, etico e sostenibile, con tendenze clou individuate per il 2022 nei cammini, quelli spirituali e naturali, il ritorno al cicloturismo, le vacanze attive all'aria aperta. Sempre molto forte il trend enogastronomico coniugato alla scoperta dei borghi di storia e di cultura. Quindi tutte caratteristiche che sicuramente la nostra regione può vantare. Quindi sostanzialmente questa mancata presenza, soprattutto in un anno di, insomma, ci auguriamo di ripartenza, in un anno in cui comunque in anni, anche negli ultimi anni, si è investito in termini di campagne pubblicitarie, di spot, ma anche di eventi, insomma, che credo che ci saranno, insomma, sono sicuro ci saranno anche presso altri eventi fieristici internazionali. Ecco, la presenza della nostra regione alla BIT credo sarebbe stata importante, cosa che peraltro hanno fatto sostanzialmente tutte le regioni direttamente o indirettamente d'Italia. Sono pochissime quelle che erano assenti come regione, come ufficio turistico o come emanazioni, ad esempio quello che potrebbe essere per noi Sviluppo Umbria, quindi con comunque quasi tutte le regioni d'Italia erano sostanzialmente presenti. Quindi fermo restando l'importanza assoluta che ha il turismo e la promozione del turismo presso la nostra regione, sono a chiedere quali sono le motivazioni alla base della scelta di non prendere parte alla 42esima edizione della BIT di Milano dal 10 al 12 aprile, se vi sia stato in tal senso un confronto con le associazioni di categoria e quali siano gli intendimenti della Giunta regionale in merito alla partecipazione a fiere internazionali, strumento di promozione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico e della nostra ospitalità. Grazie consigliere Bettarelli, prego assessore Agabiti. Grazie, buongiorno a tutti. L'assessorato al turismo, sin dal suo insediamento, ha lavorato di concerto con le associazioni di categoria attraverso un confronto costante con le stesse, al fine di valorizzare al meglio le risorse turistiche umbre a livello nazionale ed internazionale. Come amministrazione regionale, infatti, in accordo con le associazioni di categoria, sceglie di partecipare alle sole manifestazioni ritenute da entrambi particolarmente importanti ed interessanti. In particolare, con le associazioni stesse e di concerto con loro, la Regione valuta l'interessamento che un determinato appuntamento può suscitare su diretti interessati.
In tal senso, quindi, l'amministrazione opera al fine di essere da supporto e coadiuva e sostiene l'azione degli operatori economici, agendo proprio al fine di assecondare in questi contesti la volontà e gli input che gli stessi esprimono in totale coerenza con ciò che ritengono possa essere funzionale ai loro legittimi interessi. L'amministrazione non opera quindi attraverso una programmazione calata dall'alto e quindi totalmente sganciata da quella che è una realtà imprenditoriale ed economica ben radicata nel nostro tessuto produttivo, e quindi in coerenza con ciò adottiamo di conseguenza anche, diciamo, le determinazioni necessarie proprio per soddisfare e per supportare le scelte degli operatori. Nel corso delle riunioni convocate dall'assessorato insieme alle associazioni di categoria e a Sviluppo Umbria, e in particolare quella svoltasi il 17 novembre 2021 e l'8 febbraio 2022, sono state fornite agli operatori del turismo indicazioni ed approfondimenti relativamente ai principali mercati italiani e stranieri verso cui destinare le azioni di promozione turistica. In riferimento al mercato italiano, l'attenzione degli operatori è stata rivolta a tre fiere: Fa la cosa giusta, che si è svolta a Milano dal 29 aprile al 1 maggio 2022, il TTG, Travel Experience, che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022, l'International Golf Travel Market, che si svolgerà a Roma dal 17 al 20 ottobre 2022. A seguito di quanto emerso, la Giunta regionale ha provveduto a richiedere anche a Sviluppo Umbria dettagliate schede di intervento e la relativa quantificazione di spesa. Le associazioni di categoria durante tali incontri non hanno dunque manifestato alcun interesse per la partecipazione alla BIT di Milano, precedentemente programmata per il mese di febbraio e successivamente posticipata ad aprile. Pertanto l'amministrazione regionale, in accordo con gli operatori del settore, ha deciso di non partecipare alla citata fiera proprio nel rispetto di quanto concordato con le associazioni stesse, le quali, anche in considerazione di ancora onerose conseguenze derivanti dal Covid-19, hanno scelto di rivolgere la loro attenzione a quegli eventi che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno. Come è stato già sottolineato, non solo la regione dell'Umbria ma anche altre regioni non hanno partecipato alla BIT di Milano, ma vorrei anche rassicurare rispetto alla pianificazione, la programmazione della promozione turistica che stiamo portando avanti come regione sia a livello nazionale ed internazionale. Quindi questa giunta regionale ha sempre avuto una particolare attenzione per il settore turistico, per la promozione delle bellezze della nostra regione, sia durante la pandemia, e l'abbiamo visto con i numeri e i flussi turistici che abbiamo avuto e che ha avuto la nostra regione con le presenze, ma successivamente sia nell'anno in corso che nei prossimi anni c'è una pianificazione strutturata e concreta. C'è la replica di qualcuno? Bettarelli, però consigliere, non sapevo, scusa. Sì, apprezzo le parole dell'assessore, la ringrazio anche rispetto all'impostazione che ha dato in termini di partecipazione degli eventi fieristici, quindi che evidentemente e giustamente vengono condivisi e concordati con le associazioni, che poi sono evidentemente coloro che devono darci gli indirizzi di partecipazione e di interesse. Quindi ripeto, la ringrazio per l'approccio e per la risposta. È vero anche che la BIT era, come dire, in un periodo molto molto prossimo al, come dire, ancora al post-Covid, ed è evidente che, ripeto, se gli operatori ritengono che sia più importante essere presenti a Roma piuttosto che a Rimini, è evidente, ripeto, che va dato seguito a quello che sono le loro richieste. A mio avviso, parlo anche un po' per esperienza, credo che però sia sempre importante nei luoghi esserci, e un luogo importante come quello della BIT, anche con magari un corner, con uno spazio che poteva non essere quello che
altre regioni come penso la Sicilia, ad esempio, che avevano svariati metri quadri, ma comunque esserci nei luoghi in cui ci sono così tante persone e soprattutto tante persone di un certo livello, a mio avviso è sempre importante esserci per dare anche una continuità e per comunque per farsi vedere. Quindi, ripeto, apprezzo la risposta, la condivido nell'impostazione per cui sono gli operatori che vanno ascoltati in prima battuta. Forse avremmo potuto essere sia a Rimini che a Roma in termini di, come dire, anche di esposizione di una certa caratteristica, quindi con una spesa conseguente di un certo tipo, lasciare ruoli e luoghi in cui c'è un movimento importante, forse poteva essere risolto anche con una, come dire, con una presenza più simbolica che altro. Però veramente concludo e ringrazio l'assessore per la risposta. Grazie consigliere Bettarelli, passiamo all'oggetto numero 6, verifica attuazione legge 113-92, legge 10-2013, un albero per ogni neonato. Prego consigliere Bori. Grazie Presidente. Ma il concetto di Umbria, dicevo, il concetto di Umbria cuore verde non può alludere soltanto ai colori dei nostri paesaggi, ma deve essere centrata sulla rivoluzione ambientale che noi vogliamo portare avanti a partire dai nostri territori. In questa chiave è importante che nel nostro statuto ci sia il riconoscere l'ambiente, il paesaggio come patrimonio comune, ed è importante che in Costituzione sia entrato il concetto della tutela dell'ambiente. Ma accanto a questo, accanto ai valori, devono anche essere portate avanti delle azioni concrete. Per questo c'è una legge, una bella legge del 1992, la 113, che obbliga i comuni di residenza a piantumare un albero ogni nuovo nato. È una bella legge simbolica, importante, e che noi vogliamo vedere attuata. Per questo abbiamo chiesto all'assessorato competente di verificare che questa legge venga poi rispettata e che ogni nuovo bambino nato nel nostro territorio venga piantato un albero, e prendere anche spunto da quello che accade nelle regioni a noi vicine. Il progetto Ossigeno della Regione Lazio affianca questa azione dei comuni con un'analoga azione della Regione, quindi un atto simbolico importante e funzionale anche al evitare che, come sappiamo bene, ci sia l'aumento che viviamo quotidianamente da anni di CO2 nell'atmosfera. Per cui la richiesta all'assessore e all'assessorato è: cosa si sta facendo per verificare che questa legge poi venga rispettata? Grazie. Consigliere, assessore Morroni, prego. Sì, grazie Presidente. Ma la risposta è piuttosto sintetica, in quanto, come ben sa il consigliere Bori, le competenze in merito a questo compito specifico vedono protagonisti i comuni da una parte e il Ministero in misura diretta dall'altra. Ma in attuazione anche del deliberato, del pronunciamento fatto dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, no? Nel febbraio di quest'anno, l'impegno, diciamo così, dell'assessorato è quello di operare due momenti di monitoraggio su scala annuale, proprio per dare corso anche all'indicazione emersa da quel pronunciamento dell'Assemblea Legislativa, e quindi nel mese di giugno e nel mese di dicembre effettueremo, nel rispetto naturalmente dei compiti e senza voler travalicare quelle che sono le responsabilità e i ruoli attivi sanciti dalla legge che lei ha richiamato, però un'azione di verifica e di monitoraggio dell'attuazione della stessa, e quindi faremo questi due momenti di pit stop per capire se i comuni stanno interpretando correttamente quello che è il dispositivo di una norma e quindi se l'Umbria può vantare un comportamento omogeneo sull'intero territorio regionale coerentemente a questo impegno, che è un impegno qualificante, che è un impegno che ha anche una valenza simbolica
rilevante in quanto si inserisce nel tema della tutela, della salvaguardia ambientale e del mantenimento degli equilibri del nostro ecosistema. Quindi nel mese di giugno faremo questo primo monitoraggio per capire se da parte dei comuni c'è stato un comportamento coerente con quanto disposto dal quadro normativo che è stato richiamato anche nel provvedimento che è all'esame dell'Assemblea quest'oggi. La replica del consigliere, prego. Sì, grazie Presidente, penso che torneremo insieme sul tema. Noi abbiamo votato all'unanimità la dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale e le azioni da intraprendere. In quelle azioni da intraprendere c'era la verifica che venissero piantati questi alberi per ogni nuovo nato, a dimostrazione proprio del fatto che l'ambiente riguarda le nuove generazioni e noi dobbiamo offrirgli un futuro migliore da quello che abbiamo ereditato. Quindi torneremo sul tema, sono contento del fatto che ci siano due momenti di verifica. Il Ministero, come sa bene l'assessore a livello nazionale, fa un report annuale con il riscontro di quello che accade, penso che sia altrettanto importante farne uno con i dati regionali e l'invito, e concludo, è di valutare anche un'azione della Regione che con le proprie partecipate può pensare anche sul tema di affiancare i comuni nella piantumazione degli alberi. Grazie.